Benvenuto a Vincenzo Lanzone, candidato sindaco e sindaco uscente al comune di Ailano con la lista Insieme ad Ailano. Per parlare dei suoi programmi elettorali ne parliamo insieme oggi. E in realtà lei è sindaco uscente di Ailano e ha deciso di ricandidarsi. Perché? Ho deciso di ricandidarmi perché penso che posso e possiamo con la nuova squadra dare ancora tanto per il nostro comune, per i nostri cittadini, soprattutto per il territorio che ne ha bisogno. Da chi è costituita prevalentemente la sua lista? Una lista quasi totalmente rinnovata, per l'80% rinnovata, penso che sia una delle poche liste nell'Alto Casertano dove 6 persone su 10 sono composte da donne soprattutto mamme, che possono apportare un contributo notevole alla vita amministrativa e ai cittadini. Senta, c'è qualche progetto che voleva portare a termine, magari era convinto di riuscirci e poi alla fine il tempo è scaduto? Ahimè, purtroppo veniamo fuori da un quinquennio caratterizzato dal Covid, dove tutti sappiamo quello che abbiamo passato, giornate tristi, bui, anni tristi e bui, poi qualche francotiratore ci ha un po', siamo scarnito, e quindi un'amministrazione che era monca di alcuni componenti, che non ha potuto dare tanto, anzi ha messo delle toppe in quello che poteva essere veramente qualcosa di bello per il paese. E quindi questo quinquennio vuole essere appunto un motivo di sviluppo e di unione per concretizzare quello che è già nato 10 anni fa, ma che in questo quinquennio non si è riuscito a realizzare, tra cui la casa albergo, forte di due bandi andati deserti, per il semplice fatto che forse persone veramente che hanno voglia di investire su quella struttura ce ne sono poche. Poi le cave di Ailano, che sono un pugno nell'occhio e vanno assolutamente messe in sicurezza e bonificate, e quindi redatto un piano di recupero del fronte di cava che potrà dare lavoro, occupazione per altri 10 anni, il tempo strettamente necessario affinché questi fronti di cava vengano resi sicuri e risanati dal punto di vista ambientale. Poi abbiamo altri progetti, abbiamo il campo sportivo, visto che vantiamo di una squadra che sta dando notevoli soddisfazioni, realizzare un campo sportivo moderno che possa far sì che questi ragazzi abbiano una struttura adeguata. In più abbiamo in mente di realizzare strutture collaterali al campo sportivo, come campi da tennis, campi da pallavolo, che vanno ad implementare quello che è già stato realizzato nel centro storico, un piccolo campo per i nostri concittadini. Sindaco, il problema pulmino, sì. Più di qualche cittadino si è lamentato perché è fermo da molto tempo, perché? Allora sappiamo che per quanto riguarda le spese legate allo scuolabus o a spese varie in genere, purtroppo deve starci la compartecipazione, come dice la legge, dei concittadini. Il pullman è una questione annosa, il pullmanino. Noi abbiamo fatto un avviso esplorativo tra i nostri residenti per chi veramente avesse bisogno di questo servizio. Alla fine, messo sul piatto costi e benefici, si è visto che pochi sono i cittadini che veramente hanno bisogno di questo scuolabus, e quindi un costo di gestione altissimo. Pensi che per gestire un servizio di scuolabus siamo nell'ordine dai 2.000 ai 2.500 euro mensili, e una capienza dello scuolabus di 30 persone, se fa una divisione veloce, si rende conto di quanto è il costo mensile per un contribuente. Quindi a questo punto noi abbiamo un progetto in mente di alienare questo scuolabus, perché purtroppo la scuola di Ailano ormai annovera pochissimi studenti, come tutte le scuole del territorio. Quindi comprare un pullman più piccolo, che non necessita di un autista che ha dei requisiti speciali, ma un semplice autista con patente B, e quindi fornire un servizio efficiente, ma ad un costo molto molto minore. Qual è il progetto in caso di elezioni che avrà precedenza su tutto? Stiamo lavorando innanzitutto in sordina con le forze dell'ordine per la situazione che penso lei già sa, dell'ex Metal Plus, con uno stoccaggio di rifiuti oserei dire illecito da quello che si vede dalle foto. Purtroppo non abbiamo potuto fare sopralluoghi in quanto l'area è sotto sequestro, quindi il primo punto da affrontare è proprio questo, e poi tutto il resto in ordine di priorità da quello che ho detto. Ma abbiamo molte cose in cantiere. Deve sapere che l'amministrazione Lanzone, Vincenzo, e devo ringraziare tutti quanti i miei compagni d'avventura della precedente e dell'attuale amministrazione, e quelli che ora fanno parte della nuova compagine, abbiamo messo in campo tante iniziative. Pensi che noi siamo stati una delle prime amministrazioni, dopo tanti anni, ad asfaltare l'80% delle strade comunali, quindi la sicurezza dei cittadini, la sicurezza viaria e stradale. Quella strada Ailano Valle Agricola.
ma più che la Salerno Vallerigola, dove la provincia, quella è una provinciale del 81, dove la provincia ha messo in essere una serie di interventi. Voglio ricordare appunto a me stesso in primis che la provincia con interventi mirati ha messo in sicurezza anche la provinciale per la Viscalina, 3 interventi su 3 realizzati e finiti in brevissimo tempo, e quindi l'asse viario è riaperto completamente alla circolazione. Sindaco, pochi secondi a disposizione, davvero pochissimi. Se vuole lanciare un messaggio ai suoi concittadini. Sì, il messaggio che voglio lanciare ai miei concittadini è quello di semplicemente di votare Vincenzo Lanzone, la persona brava, umana, quale tutti mi conoscono. Loro sanno, io, ma soprattutto so che i cittadini di Erano sanno fare le scelte giuste, le hanno sempre fatte, con veramente con mente e con cuore. E io confido in loro. Grazie. Bene, il nostro incontro politico per le elezioni comunali dell'8 giugno termina qui. Grazie al nostro ospite, alla prossima sigla.